Prestazioni estreme, da 0 a 100 in meno di 3 secondi, 700 cavalli, telaio in monoscocca in fibra di carbonio. E questo è il biglietto da visita della Aventador LP 704 Lamborghini. Il suo ambiente naturale è la pista, ma l'Aventador si è trovata a suo agio anche sulle strade normali. Muscolosa, incollata all'asfalto, con l'aerodinamica che taglia l'aria, l'Aventador si distingue per le portiere a forbice che si aprono verso l'alto e per le grandi prese d'aria posteriori. Ma è subito feeling. Una volta dentro è tutto sotto controllo, con i comandi a portata di mano. La posizione di guida è sportiva, l'abitacolo spazioso ha due posti secchi. Gli interni invece riprendono lo stile di un jet e nella grande plancia di comando centrale spicca il pulsante di accensione sotto uno sportellino rosso. Il motore dell'Aventador, in posizione posteriore, è all'interno di un telaio in monoscocca in fibra di carbonio e alluminio, costruito interamente nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. Il sistema radio controllato consente di tenere le chiavi in tasca e di avviare il motore premendo semplicemente il pulsante. Impugnare il volante invece significa letteralmente afferrare il toro con le mani. Un compito difficile su una vettura di questo tipo, estrema sotto diversi punti di vista, ma per consentire l'impresa i tecnici Lamborghini hanno equipaggiato l'Aventador con tre programmi di guida progressivi, dedicati ai diversi utilizzi. Ma solo in pista l'Aventador diventa finalmente il toro scatenato, dove esprime al meglio le sue doti di leggerezza e agilità su quattro ruote motrici che la tengono sempre dritta, anche nelle condizioni più difficili. Infine la prova di potenza, sul rettilineo dell'autodromo di Modena. Il toro scalpita, l'accelerazione incolla al sedile, il motore sprigiona tutto il suo potenziale di 700 cavalli. Esclusiva, potente, raffinata, in produzione dal 2011 è la vettura che ha battuto tutti i record Lamborghini, la più veloce, la più venduta di sempre.